Allora, consigliere Mollica, prego. Non è una cosa semplice dover parlare di queste questioni e nell'andare a ricercare una modalità per la quale il problema che è stato messo in evidenza, al quale va dato merito al consigliere Venezia di aver avuto l'idea, al quale io mi sono anche associato nel mettere la firma su questa mozione, su questo documento, e dover esprimere questa opinione nel momento in cui alcuni colleghi in maniera differente hanno tirato fuori una serie di motivazioni che ritengo siano giuste sia da un lato che dall'altro. Intanto, per tranquillizzare il mio collega Gianni Rosa, io non faccio l'assessore, se casomai lo farò gli risponderò alle interrogazioni al ramo in cui l'assessore potrei fare. E né faccio il notaio, come il consigliere Rosa mi attribuisce, per cui ho solamente fatto rilevare che ho messo una firma e che il documento portava una data. Siccome vogliamo essere puntigliosi e precisi sulle questioni, era una semplice osservazione e precisazione rispetto ad un problema che, così come è stato fatto rilevare, ha radici profonde da quello che è stato riferito da più colleghi, anche se questa era poi legata ad una data nei 15 anni precedenti che poi è stata eliminata. Stasera, nel momento in cui tutti quanti hanno voluto dare il proprio pensiero attraverso e mutuando qualche filosofo, io vorrei poter dire una cosa, perché ci è stato detto da parte dell'onorevole Viti che tutti hanno un minimo di colpa in tutto quello che è successo, chi per un verso e chi per un altro, e addirittura mutuando un altro polo, oppure che un altro gruppo di persone che con il cicalio, se non vado errato, veniva interpretato solamente la rimostranza rispetto a ciò che avviene e che magari è stato fatto in questa regione. Qualcuno potrebbe chiamare i 33 dell'ultimo concorso stabilizzazione, mentre sappiamo che così effettivamente non è. Io condivido anche la tua interrogazione da questo punto di vista, però logicamente, dovendo in questo momento portare avanti intanto il principio, che giustamente dice il collega Singetta, uno degli obiettivi primari, quello di porre un'attenzione in una discussione in questo consesso, è stato ottenuto. Ed è quello che si parla di questioni spinose sulle quali, se ci dovessero essere distorsioni, non siamo certamente noi a dovercene occupare. Ma ci sono altre istituzioni che svolgono questo ruolo. Però gli strumenti ci sono, e sono quelli previsti nell'ambito dello statuto e del regolamento. Qualcuno ci potrebbe anche dire in questo momento, vabbè, ma la proposta è stata fatta in maniera errata perché una commissione d'inchiesta viene istituita con una proposta di legge. E questo sarebbe niente, perché se qualcuno dovesse ritenere, non l'ha fatto il Presidente del Consiglio regionale, irricevibile un documento del genere per l'istituzione della commissione d'inchiesta, immediatamente credo che qualcuno si attiverebbe proponendo nella maniera giusta e canonica, secondo il regolamento, anche questa proposta di legge per l'istituzione. E il problema ritornerebbe qui. Ci viene fatta una serie di ammissioni. Adesso, scherzando, avrei potuto dire, dopo aver scomodato tanti filosofi, Aristotele, Sant'Agostino, Bobbio, da parte dell'onorevole Viti, e dopo aver ascoltato altri interventi che, pur avendo firmato, come quello del collega Singetta,
questa mozione condividendone lo spirito per la quale è stato fatto, perché abbiamo messo una firma convinta, ci sono due modalità sulle quali noi potremmo operare. Uno, che è quella che qualcuno vorrebbe, arrivare allo scontro e dire bocciateci, la mozione la riproporremo nella modalità prevista, dopodiché arriveremo ad un ulteriore scontro, perché ugualmente c'è bisogno di andare Mollica, a rivotare. Qui non stiamo discutendo di una mozione. Di una richiesta. Era una mozione, è stata già formalizzata in richiesta di commissione d'inchiesta, quindi stiamo discutendo. Alla fine il Consiglio voterà. Mi deve scusare sull'impropriatezza del linguaggio, sul fatto di dover arrivare. La finalità è sempre la stessa, Presidente Folino. E quindi ci sono due modalità sulle quali noi potremmo andare ad operare. Uno era quella che stavo dicendo, dello scontro, nel quale non si accettano nessun tipo di proposta alternativa. E l'altra è quella, potrebbe essere, di accettare eventualmente un dialogo per poter scrivere quello che lo stesso consigliere Rosa ha detto. Ci sono tanti giovani che vogliono sperare. La speranza penso che si riferisca al futuro. Nella riscrittura di norme ferree, norme nella quale la moralizzazione, l'etica venga riportata in campo e dove un giovane possa continuare a sperare in questa regione. Io proporrei, Presidente, prima di poter e dopo aver ascoltato tutti quanti, che ci possa essere anche un momento in cui, con la sospensione di 2 o 3 minuti, un incontro fra tutti gli attori interessati nel quale poter decidere, fermo restando che alla fine ognuno di noi potrà tranquillamente rimanere della propria idea, non si mette la pistola alla tempia di chi che sia o di alcuno nel dover chiedere un dialogo, e generalmente un consiglio regionale è il luogo dove il dialogo viene richiesto e deve essere esercitato. La parola al consigliere Autilio, prego.